Eccoci qua, tornati ai nostri appuntamenti di Radio Talks che in questo caso diventano Voice Talks. No? Noi ci occupiamo in quanto radiospeaker.it edizione.it sia di formazione, avete visto il video dell'Academy, sia anche dei, di raccontare, in questo caso la voce e la comunicazione, grande, grazie anche ai grandi esperti di questo settore. Oggi sono con uno dei pilastri del doppiaggio, Monica Ward. Ciao Monica, buongiorno. Oh, ciao, buongiorno. Eccoci qua. Grazie mille, grazie mille della disponibilità. Sappiamo che ti abbiamo, siamo riusciti a cogliere un po' l'opportunità al volo, infatti, avremo un'intervista breve ma intensa. Io ti inizierei subito con la prima domanda. Ci ho pensato un po', perché ehm, pensavo al fatto che l'attore debba già vestire il suo personaggio quando lo deve interpretare, no? Il doppiatore sì. e la doppiatrice, in questo caso, lo fanno do, in maniera doppia, nel senso dovete adattarvi voi a a vestire non solo il personaggio ma anche l'attore che in questo caso lo interpreta. Tu come eh, ti prepari e come prepari il, il tuo personaggio a livello di doppiaggio? Ma guarda, diciamo che la preparazione avviene sapendo cosa, cosa stai andando a fare, no? a seconda appunto di quello che tu vai a interpretare, una serie. Eh, diversamente che ne so un provino cantato cerchi così di entrare nel mood giusto per poter poi interpretare quel ruolo tante volte non lo sappiamo però quindi noi arriviamo eh, al lavoro eh, ci propongono appunto questo un film una serie entri in un ruolo istantaneamente quindi lì la grandissima capacità attoriale di un doppiatore nell'entrare eh, simultaneamente in un'altra persona è un lavoro molto, molto di concentrazione anche di se vuoi anche di, di tanto talento perché ehm, perché comunque ci deve essere la trasmissione attraverso il sentimento, attraverso un grande trasporto eh, della recitazione, eh, ma soprattutto la grandissima capacità di entrare dentro un'altra persona. Sì, è infatti doppiamente, no, punto. Eh, visto che abbiamo detto che ha un lavoro eh, di talento, di impegno e di fatica, ti chiedo qual è stata l'interpretazione più faticosa, magari anche a livello emotivo, che hai, che hai dovuto affrontare? Ma guarda, mi viene sempre, ogni volta mi fanno questa domanda, mi è rimasto impresso un film che si chiama Dancer in the Dark con Bjork, la cantante, dove insomma faceva interpretava il ruolo di una storia vera, di una donna, di una mamma che ha sofferto tantissimo nella vita e che alla fine muore. E quindi c'è tutto questo trasporto attraverso l'emozione, attraverso la sofferenza di questa donna che ha vissuto veramente l'inferno e, e alla fine trova la morte. E quello è stato un film che mi ha toccato tantissimo, soprattutto perché era tratto da una storia vera. Eh sì, poi appunto c'è anche la parte, cioè voi dovete eh, interpretare soprattutto, non dico rimanendo neutri, però eh, cercando di eh, non entrare forse troppo in empatia con i personaggi che, che interpretate, forse questa è anche una difficoltà? Sì, sì, eh, sì non è semplice, non è semplice. Eh. Tante volte lo sottovalutiamo, è come le persone che si affacciano a questo ambiente dicendoci: vabbè, ma dai, che ci vuole? Io lo vedo oggi, c'è cioè, tantissima leggerezza, tantissimi ragazzi mi fermano prima di entrare al lavoro e mi fanno sentire quello, quello, il loro studio, no? E, e, e mi chiedo tante volte: dico: Madonna, ma è possibile che c'è così tanta leggerezza nel pensare che sia un lavoro così semplice da fare? Christian De Sica lo dice sempre da anni. Lo ascolto, io adoro Christian, lo vado a vedere a tutti gli spettacoli, è una persona che stimo moltissimo professionalmente e lui ha una grandissima stima eh, per i doppiatori e, e ha sempre detto che è una delle branche in assoluto più complessa, più difficile del lavoro proprio di un attore, cioè quello di entrare completamente in un altro ruolo eh, rendendo credibile questa cosa e il sogno del doppiaggio, qual è? È quello di vedere un film straniero doppiato da noi italiani e dire: Oh, Madonna, ma è, no, è un italiano che parla, che no. <ride> è doppiato, esatto. <ride> esatto, è quello. Poi il fulcro no? la capacità eh, sta tutta lì. Hai parlato di ragazzi che appunto ti, ti chiedono, ti fanno anche ascoltare il loro lavoro. Eh, colgo la palla al balzo per chiederti che cosa. Ci si deve aspettare? Che cosa si deve aspettare una persona che in questo momento vuole affacciarsi uh, in questo mondo? Eh, intanto, secondo me, prima di tutto c'è da dire che bisogna studiare tanto, bisogna studiare tanto. Io per moltissimi anni non ho voluto insegnare, però poi. Diciamo, ci sono, ci sono cascate, mi sono ritrovata ormai da più di dieci anni ad andare in giro per l'Italia e a spiegare un po' quello che è il nostro mestiere, cercando di far capire e di trasmettere la nostra arte attraver attraverso veramente l'artisticità di noi attori, che non è una. Cosa leggera, non è una cosa da sottovalutare. Quindi io quello che, che dico ai ragazzi e che suggerisco è quello in assoluto di studiare tanto, di fare in assoluto una scuola di teatro perché il teatro apre, apre tantissimo la mente, il proprio corpo a lasciarsi andare attraverso appunto le emozioni e quindi fare una scuola formativa teatrale per poi fare sicuramente una formazione per quanto riguarda il doppiaggio con dei corsi professionali seri dove ci sono eh, doppiatori attendibili mi raccomando non cadete nelle scuole dove persone insegnano a fare doppiaggio ma non sono mai entrati dentro una sala di doppiaggio quindi, quando andate a vedere i docenti di questa scuola devono essere attori che fanno il mestiere del doppiaggio da una vita. Allora sì, che potete imparare qualcosa. Ecco, quindi appunto diffidare dalle imitazioni sempre. Sì, assolutamente. Sì, sì sempre, sempre. <ride> Allora, ho ancora un, una un paio di domande, l'ultima la, la lascio alla fine, quella un po' più leggera. Tu sei, parto con l'altra, tu sei anche direttrice di doppiaggio, giusto? Come, che mondo è rispetto invece, appunto, al doppiaggio vero e proprio? Ti ci trovi? Eh beh, il doppiaggio, cioè la direzione artistica di un lavoro di doppiaggio, il direttore, è come un regista. Per un film, quindi deve scegliere le voci, eh, le deve scegliere a seconda appunto dell'attore eh, che si va a interpretare. Ci deve essere una musicalità. Oggi si fa tanto lo sbaglio di scegliere no delle vocalità molto simili l'una all'altra. Io quando ascolto le serie di ragazzi. Sento che c'è eh, una leggerezza anche nella distribuzione perché io non riconosco una voce da un'altra. Se parlano delle ragazze fuori campo, io faccio fatica a distinguerle. Quindi significa che magari il direttore non ha fatto un lavoro approfondito proprio a cercare delle sonorità, poi per carità, non bisogna eh, cambiare l'originale perché bisogna seguire anche. La, le, le tonalità che ha l'attore in originale però devi cercare di trovare un'orchestra è un'orchestra che suona quindi la capacità di, del, del direttore qual è quella di trovare dei grandi professionisti attori bravi eh, ma anche meno bravi e che possono diventare bravi con un bravo direttore e io sento di essere in grado di fare questo, questo lavoro perché ho una grandissima passione e ci metto tutta l'anima, tutto il cuore, questo, questo gli attori lo sentono, quindi anche degli attori meno bravi quando lavorano con me diventano più bravi. Quindi il lavoro del direttore è quello di creare un'orchestra attraverso eh, il lavoro dell'attore, deve essere una, una musica meravigliosa che suona attraverso le voci. Che meraviglia, questa cosa qua poi noi la ritagliamo e la useremo come citazione qua, <ride> te lo dico assolutamente. Ultima domanda così per concludere e salutarci, uh, se mi confessi il personaggio che ti è piaciuto di più interpretare, il tuo personaggio preferito e se poi ci saluti con una voce a tua scelta, delle tante che, che hai fatto magari anche lì in quella, con quella che sei più legata. Tanti attori, anche maschi, tante attrici, Gwyneth Paltrow, Brooke Shield, Natasha Kinsky, Mira Sorvino e tantissime altre, Valeria Golino per tante volte, ma in assoluto la voce che amo di più è Lisa Simpson e quindi io non posso fare altro che salutarvi con forse l'unica voce che ormai mi rappresenta da una vita e quindi porto avanti lei perché è l'unica attrice che non mi hanno mai tolto. Quindi... Un saluto carino a tutti gli ascoltatori, a tutti i fan di questo mondo meraviglioso che è il mondo dell'arte, il mondo dell'attore. Un saluto grande di cuore da Lisa Simpson. Ciao. Grazie mille, è stato meraviglioso, è stato stupendo. Io sono, io sono fortunata, dico, dico solo questo. <ride> Grazie mille, Monica, di essere stata con noi, davvero è stato un piacere e un onore, soprattutto. Grazie. うん。